Ogni anno, la sera prima di questa giornata, cerco di immaginare quello che potrebbe succedere il giorno dopo, le cose da dire. E siccome purtroppo, per Castelluccio purtroppo, ho fatto il sindaco per tanto tempo, il rischio di cadere in frasi fatte, nella retorica, nelle cose già dette, già sentite, è più che concreto. Meno male ci sono i bambini, con la loro innocenza, con le frasi che hanno appena citato, letto, probabilmente non tutte capite, perché poi mentre ascoltavo loro ho immaginato me una cinquantina di anni fa, 40, 45 anni fa, e mi è venuto in mente il discorso fatto dall'allora sindaco. Parlava del Carso, parlava di gente che aveva perso la vita per noi. A me bambino sembrava una cosa così distante, ero lì perché dovevo essere presente, ma di fatto non riuscivo a capire in toto quello che il sindaco di allora voleva lanciare come messaggio. Ai bambini vorrei che rimanesse quello che hanno scritto su lì a mano, su quella specie di Tazebao, quando, se ricordo bene, c'è scritto che la memoria del passato è la chiave per il futuro, per la pace del futuro. Perché sapete, ragazzi, noi molte volte diamo per scontato che quello che viviamo oggi sia imperituro, duri per l'eternità, e che probabilmente sia sempre stato così. Beh, non è vero. Quei ragazzi, perché quelli erano dei ragazzi, erano poco più grandi di voi quando hanno perso la vita. Quei ragazzi sono caduti in guerra, sono morti per noi. Io ho molto apprezzato il gesto delle pietre con i nomi scritti, penso, con un pennarello indelebile. E invito voi e tutti gli altri concittadini, soprattutto i ragazzi che ogni tanto si divertono, probabilmente perché non hanno ben capito qual è il ruolo e il significato di questo monumento, si divertono, per usare un eufemismo, la notte. E allora proviamo a far stare quelle pietre lì, proviamo a non toccarle, proviamo a ricordare che a un'ora e mezzo, due ore di aereo da noi, in questo preciso istante ci sono altri ragazzi come quelli che muoiono, e quelli che scappano da quella guerra arrivano qui e che stanno creando tanti problemi a questa nazione, perché poi è molto difficile dire li accogliamo tutti, li facciamo tornare indietro, è di una difficoltà assoluta. Ma quella gente che scappa da una guerra che è oggi tale, non 100 anni fa come è successo a noi. E allora non dobbiamo mai dimenticarlo questo. Dobbiamo, nelle occasioni come oggi, fare in modo da rinverdire quel ricordo e viverlo almeno per un istante ogni giorno. E a proposito di ragazzi morti, che noi chiamiamo, probabilmente abusando della parola, eroi, come se poi eroi fosse solamente colui che dà la propria vita per gli altri. No, questi non volevano morire, nessuno di loro voleva morire. Qualche mese fa a me è morto mio padre, e ieri sera pensavo a lui e quanto cose mi raccontava a proposito della guerra che lui aveva fatto. E la cosa che mi, da bambino, che a me rimaneva, che mi è rimasta più impressa e che in certi momenti mi lasciava addirittura perplesso, era quando lui mi raccontava che durante la traversata del, lui stai andato in Africa, durante la traversata del canale di Sicilia, lui era sulla nave ed era tutto baldazzoso prima di partire, perché contento, ne aveva ancora 20 anni, di andare in Africa. Bene, poi mi diceva che durante questa traversata, a un certo punto, gli aerei nemici bombardarono la loro nave, e lui ed un altro si tenevano stretti uno all'altro, tremando per la paura.
come tutti coloro che muoiono in guerra. E allora il rispetto per queste persone deve essere assoluto. E gli imbecilli, e non mi stancherò mai di definirli tali, che continuano, secondo me, senza rendersi conto del loro gesto, ad infangare i nomi di queste persone, mi auguro che siano solamente, le loro azioni siano solamente frutto della loro gioventù. Sicuramente capiranno con il tempo. Ma oggi è anche il giorno dedicato alle forze dell'ordine. Qui abbiamo il comandante della stazione dei carabinieri di Faito. Castelluccio anche attualmente sta dando tanto alle forze dell'ordine. Abbiamo militari pure all'interno del nostro consiglio, abbiamo un rappresentante dei vigili del fuoco, gente che in questo momento sta combattendo un'altra guerra, l'altra tragedia che sta vivendo questo paese, quella del terremoto. In un momento di dolore non possiamo non ricordare che in quei posti che distano da noi 2 ore di auto si sta combattendo di fatto una guerra, la guerra con la natura, ed è una guerra ad armi impari, purtroppo. Quindi il ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, un ringraziamento ai bambini, ai professori, alla nostra rappresentante dei reduci di guerra, alla maestra De Michele che ogni anno fa partecipare un trombettista al quale va il nostro assoluto ringraziamento, anche perché la tromba è stata in certi momenti addirittura emozionante. Se dimentico qualcuno vi chiedo scusa, naturalmente il ringraziamento al parroco, e viva la giornata dedicata ai nostri graduti.